Stefano seduto alla mia sinistra è Maurizio Amati, direttore generale della Film Mauro. Adesso faccio finta di andare via e poi lo intervisto all'improvviso. Ma mi alzo? No, invece no, stai qua, è più figo così. Dove sta? Jessica, però mi fai sempre sti scherzi. Com'è Wolfango? Wolfango è un bravo ragazzo innanzitutto, il che già è dato positivo. È uno che conosce il mestiere, pur non avendo una filmografia gigantesca, è giovane. Io sono molto contento. Perché poi sei quelli che vogliono essere protagonisti vicino all'attore per rubare un po' di celebrità, insomma. Solo quando, cioè, in qualche questo maniera. Si verifica solo quando c'è una macchina fotografica. Sì. Adesso tipo, tu spegni un attimo la macchina. Spegni, ecco. Qual è la cosa più buffa che è capitata fino adesso? Quella che ti ha un po' colpito? Ma onestamente la cosa più buffa poi che è la cosa più curiosa è che il Caprone è bravissimo, un attore meraviglioso. Questo è buffo perché mi era mai capitato un Caprone attore. Beh, forse sì, ma non l'ho detta, non l'ho detta volutamente. Fino a che ora si gira stanotte? Le 2 più o meno. Buon lavoro. Grazie. Ciao. La vedi il cordone con le lenzuola legate, tipiche, no? Del cliché cinematografico dell'evasione dalla prigione, Jessica. Non è che ti devo dire tutto io, però. Ecco il bambino, vedi? Senza stuntman, Niccolò è fantastico. Allora sì, Niccolò si è fatto male, è stata una scena, un momento molto teso. Ecco, vedete, Niccolò sta cercando di scappare. Ecco, adesso in diretta. Niccolò, come Tom Cruise, sta effettuando ogni singola ripresa senza il supporto dello stuntman. Niccolò sta scappando dalla casa e non è facile, c'è stato un momento di... Penso che gli stiano anche prestando delle cure mediche. Questo è l'altro punto di vista dell'inquadratura. La motocicletta di Paolo Calabresi, il personaggio di Giustino, che sembra Robert De Niro in Cape Fear. Non mi piace che stai sempre qui a interrogarmi. Non è successo niente, Jessica. Ci hanno cacciato momentaneamente. È stata tutta colpa tua, comunque, come al solito. Ci stiamo addentrando nel set come solo Bad Taste può fare, come solo in questo Bad Stage possiamo fare. Ricordo che Bad Stage è una parola il cui copyright appartiene solo ed esclusivamente a me. Jessica, vieni. Ti ho portato qua così, per una mia intuizione, un'intuizione. Il casale da lontano. Da dove Niccolò è appena scappato. Maurizio Amati ancora seduto al centro della scena, ovunque lui si sposti c'è la sedia. È un capanno dove accadranno cose estremamente sconce. Vedo anche, vedo Rank Xerox. Ma ci sono delle persone qua. Hanno spento le luci. Sì, hanno spento le luci, ho capito, Jessica. Adesso seguimi. Jessica, adesso stringi bene sui miei occhi molto profondi.